È il 12 novembre del 2014 e mi trovo davanti a Montecitorio insieme con alcune diverse vittime della strada. Sono rappresentate diverse associazioni che si occupano di vittime della strada e di sicurezza stradale, e siamo qui in prossimità della terza domenica di novembre dedicata, che sarà appunto domenica prossima 16 novembre, dedicata al ricordo delle vittime della strada, qui davanti ad una delle massime istituzioni della nostra democrazia, per chiedere che vengano adottate delle misure più efficaci e più forti nei confronti di quanti causano in incidenti stradali o cosiddetti incidenti stradali, o perché sono drogati o perché si ubriacano, oppure più semplicemente perché hanno una condotta, un modo di guidare irresponsabile. Attualmente ci sono allo studio del Parlamento due misure di legge, una qui alla Camera dei Deputati e riguarda la riforma del codice della strada. È stata licenziata appunto dalla Camera dei Deputati, e tra i provvedimenti più importanti previsti in questa legge delega per il nuovo codice della strada c'è il cosiddetto ergastolo della patente, cioè la sospensione a tempo indeterminato per quanti sono responsabili di gravi incidenti. La preoccupazione di molti, oserei dire di tutti, è che anche per la situazione politica italiana la legislatura possa chiudersi prima che questo provvedimento venga effettivamente adottato. E infatti, in vista di ciò, presso la Commissione Trasporti della Camera, il Presidente Meta ed altri deputati hanno presentato una proposta di legge specifica. Quindi noi anche come Associazione Italiana Familiari Vittime della Strada abbiamo scritto a tutti quanti i membri della Commissione affinché venga adottata una procedura più veloce, almeno diciamo portare a casa come risultato almeno l'ergastolo della patente. Invece al Senato, quindi all'altro ramo del Parlamento, presso la Commissione Giustizia è in discussione proprio la riforma del codice penale per la previsione del cosiddetto omicidio stradale. Adesso, senza entrare in dettagli diciamo tecnici, sarebbe diciamo una via di mezzo tra l'omicidio colposo e l'omicidio volontario, una nuova fattispecie, perché in teoria già basterebbero le norme che ci sono. Poi di fatto, per una serie di motivi, non ultimo il fatto che non siano previste delle pene minime abbastanza gravi, di fatto diciamo che i responsabili di incidenti, continuo a chiamarli così per comodità di linguaggio, di incidenti gravi non facciano nemmeno un giorno di carcere. E lì comunque insomma sta abbastanza languendo anche lì al Senato. E, diciamo, la mia sensazione personale è che non ci sia questa, io un pochettino lo seguo l'attività parlamentare, e che tutta questa grande volontà da parte dei senatori della Commissione di adottare dei provvedimenti così drastici, in realtà non mi credo che non ce ne siano. Per cui diciamo che dare una svegliata ogni tanto ai nostri parlamentari serve, e anche questa manifestazione è indirizzata insomma a tal senso. Ecco qui, quindi se vuoi fare una panoramica, qui c'è la mia tecnica di ripresa, mia sorella Loredana, quindi non siamo tantissimi, ma comunque anche perché la giornata non è tra le più... Comunque insomma, poi comunque ancora siamo all'inizio, speriamo che qualche deputato si faccia vivo almeno per venirsi a interessare su quello che stiamo facendo.